Il giorno della grande festa del sacrificio coincide, secondo gli islamici, con quello della fine del pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita. Un'esperienza dedicata ad Allah, della durata di 12 giorni, che almeno una volta nella vita tutti i musulmani hanno l'obbligo di vivere, come recita il Corano. La giornata è cominciata all'alba, con le preghiere dedicate ad Allah, fino alle 7:30. Come da tradizione i musulmani hanno indossato abiti lunghi bianchi per rievocare il pellegrinaggio alla Mecca. Dopo il sermone dell'imam è cominciata la festa intorno alle 9, con il classico scambio di regali tra i bambini e la degustazione di prodotti tipici tra gli adulti, prodotti che sono stati offerti alle istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine. Siamo onorati di aprire le porte della moschea alle istituzioni e a chiunque vorrà conoscerci più da vicino, ha dichiarato il vicepresidente della comunità islamica di Puglia, Sharif Lorenzini, che ha toccato anche i temi dell'immigrazione. Per noi l'immigrazione non è altro che un passaggio di uomini da una parte all'altra, uomini come noi, non la viviamo come una forma di disagio sociale che subiamo, ma addirittura una forma di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti degli altri. Dio ci ha dato dei beni, del benessere, della serenità, della pace, e ci chiede di dare appunto prova di noi donandola o donandone una parte agli altri.